L'antico comandamento biblico non uccidere può assumere diversi significati alla luce delle moderne cognizioni sugli impulsi che conducono all'omicidio. La legge stessa contempla e distingue varie categorie di omicidio, categorie che corrispondono a certi gradi di colpa, considerati in funzione della diversità degli impulsi che hanno preceduto il delitto. Colui che uccide per legittima difesa, evidentemente, non può venire giudicato alla stessa stregua dell'uomo che uccide per lucro. Che farai stasera? Pranzerò con Lelor e Parker al club. Mi raccomando, caro, non stare poi alzato tutta la notte a lavorare. No, sta tranquilla, te lo prometto. Grazie. Ti stanchi già tanto di giorno quando dai lezioni e so che se ti capita fra le mani un libro... Mamma, il treno parte. Grazie, caro. Ciao, Riccardo. Mi dispiace tanto che tu non venga con noi. Dispiace anche a me, ma divertitevi e non vi preoccupate per me. Sentirai la mia mancanza? Ogni ora del giorno, ogni minuto della notte. Mamma. Ciao, cara. Da un bacio a papà. E buon divertimento, eh? Ciao, papà. Siate buoni e non fate inquietare la mamma. No, certo. Che non prendano qualche malanno. Sì, caro, sta tranquillo. Ha colpito anche te, eh? Ciao, Michele. Come stai, Franco? Bene, grazie. Tu? Chi è? Non ne ho la minima idea. Noi la chiamiamo la ragazza dei sogni, dei nostri sogni, naturalmente. Guarda, l'abbiamo vista noi per primi. È un ritratto delizioso. È una donna deliziosa, vorrei dire. Vieni, vieni. Andiamo a pranzo, eh. Allora, cosa c'è in programma adesso? Locali notturni, donne, champagne. Sentite, mi dispiace darvi una delusione, ma per conto mio il programma consiste in un sigaro, un altro bicchierino e poi a nanna. Ho lezione domattina alle 9 e non ho intenzione di farmi sostituire. Non vorrai raccontarci che intendi trascorrere qui al club la tua prima serata di scapolo? Non vuoi andare neanche a una rivista? No, ma se una di quelle vezzose ballerine venisse qui e si esibisse magari nel salone... Sarei lietissimo di applaudirla. Incredibile. Assolutamente vergognoso. È contrario a ogni tradizione. Sono un uomo di mezza età. Lo siamo tutti e tre. Tre maturi barbagianni. E certe baldorie non fanno per noi. Ehi, aspetta un po'. Per conto mio sono ben lungi dal sentirmi un barbagianni. No, temo proprio che abbia ragione. Ed è anche bene che sia così. Uomini della nostra età. Non fraintendermi. Non ho detto che sia un bene. Direi forse il contrario. Visto che sono il primo a odiare questo senso di torpore, questa grassa tranquillità da cui mi sento invadere. Per me qui si smorza il gusto della vita e finisce ogni avventura dello spirito. Ma lascia andare. Gli uomini alla nostra età non hanno alcun bisogno di andare in cerca di avventure dello spirito o altro. Siamo come atleti a riposo. Certi passatempi non sono più per noi. La vita finisce a 40 anni, eh? Nel mio ufficio di procuratore distrettuale vedo che cosa accade agli uomini di mezza età quando corrono la cavalleria. E credetemi, non scherzo quando vi dico di aver visto delle vere e proprie tragedie nate da un attimo di sconsideratezza o da un momento di debolezza. Un incontro casuale, un futile amoruccio, un bicchierino di troppo. Oh, e... di, quanti ne hai bevuti? 3, mi pare. Ah, già perso il conto! È un uomo che non può bere più di 2 bicchierini. Non vorrei sembrarvi noioso, ma i guai nascono spesso da cose insignificanti, creati da inclinazioni naturali sconosciute a noi stessi. Ah, ma io ora ho un appuntamento, un futile amoruccio con Ginger Rogers. Alla salute! A domani sera? Benissimo, perché non ci andiamo sempre insieme tutti e tre, finché le mogli sono lontane? Certo, è un'ottima idea. Aspetta, vengo anch'io. Non è detto che Ginger Rogers non possa portare Rita Hayworth per te. E di me che ne sarà?
Credete sia prudente lasciarmi qui solo dopo avermi indotto in tentazione? Ti comporterai benissimo, ma presto a letto come un bravo bambino, non pensare più a noi. È troppo anziano per fare quello che abbiamo in mente tu e io. Sogni d'oro! E scusami per le prediche. Oh, figurati. In effetti non sono del tutto d'accordo su ciò che hai detto, ma più che altro per ragioni puramente accademiche. In fondo siamo d'accordo. Il corpo è ancora forte, ma è l'animo che si indebolisce a volte. Già. Sai, anche se lo spirito di avventura per tentarmi si materializzasse di fronte a me, magari sotto le spoglie di quella deliziosa donna del ritratto di fuori, temo che tutto ciò che saprei fare sarebbe di stringermi nel soprabito e fuggire come il vento. Non prima di averle chiesto l'indirizzo. Probabilmente. Buonanotte. In gamba, Riccardo, buonanotte. Oh, grazie. Volete avvertirmi quando sono le 10:30? Sì, signore. A volte leggendo perdo la nozione del tempo. Lo avvertirò, signore. Grazie, signore. Sono le 10:30, professore Wanley. Mm? Sono le 10:30, signore. Ah. Vi dispiace riportarlo in libreria? Sì, signore. Grazie. Il mio cappello, per favore. Era straordinario. Ha posato lei per quel quadro? Mm-hmm. L'autore è degno d'ammirazione. Non solo il dipinto è magnifico, ma anche somigliante. Per chi è il complimento? Non saprei. Quello che so è che se fossi io l'autore di quel quadro sarei orgoglioso della mia opera. È suo? No. Ma vorrei che lo fosse. Non sarei costretta a venire qui per osservare l'espressione di coloro che l'ammirano. E ci viene spesso? Ogni tanto, quando mi sento triste. E questa sera? Ero sola e la solitudine mi pesava. E stava osservando la mia faccia? Oh, sì. Ed erano soddisfacenti le mie reazioni? Le dirò, vi sono due generi di reazioni. Una è una specie di solenne ammirazione per il dipinto. Mm. E l'altra? Altri modulano un lungo fischio. E la mia com'è? Non ne sono sicura.
ma ho il sospetto che tra un istante lei avrebbe forse modulato un lieve, austero fischio. Lei mi ritiene un po' sfacciato, allora? No, perché l'avrei considerato come un complimento insolitamente sincero, poiché non ha affatto l'aspetto di un uomo abituato a fischiare. Oh, no, no, infatti non lo sono, ma se la mia ammirazione è stata così evidente, temo che lei abbia potuto fraintendermi. Vogliamo fare due passi. Vuole? Non sono sposata, non ho nessun impegno. Bere qualcosa insieme mi farebbe piacere. Le va? Mi va? Grazie. Grazie tante. Perché ride? Questa sera ho pranzato insieme a due miei amici e abbiamo parlato del quadro con grande ammirazione, direi. Pensavo alla faccia che faranno quando racconterò loro tutto questo, che ho trascorso la serata proprio con la deliziosa signora del ritratto. Le piacerebbe vedere gli schizzi del quadro? Ma certamente, ne sarei lietissimo. Allora, quando avrà terminato la sua bibita, mi accompagnerà a casa e glieli mostrerò. Non sono che degli schizzi, ma molto belli. Non vuole? È un po' tardi, no? Un po' tardi? Le 11:30? Veramente non dovrei. Veramente non dovrebbe? E perché mai? Sono stato preammonito. Ha forse paura di me? Oh no, non è questo, ma mi è stato detto di diffidare del dolce richiamo dell'avventura alla mia età. Non avrei mai dovuto fermarmi a parlare con lei e non avrei dovuto mai venire qui a bere. Mai? Si accomodi. Vuole darmi il cappello? Grazie. Si consideri come a casa sua. Torno subito. Sono della stessa mano dell'autore del quadro. Sono solo schizzi, ma molto graziosi. Bellissimo. Apriamo un'altra bottiglia. Dovrei dire di no, ma non ho la minima intenzione di dirlo. Anch'io dovrei dire di no, ma la tentazione è troppo forte. Ai. Oh, si è fatto male? No, ma si è rotto il filo di ferro. Non ha qualcosa per toglierlo? Un paio di forbici. Credo andrebbero bene. Chi siete? Mi chiamo... Franco! Franco, caro, ascolta! Ti aveva avvertita, ricordi? Ma siete pazzo! Pazzo, eh?
Non lo so. Avvertire la polizia, suppongo. Come si chiamava? Howard. Franco Howard. Almeno così mi aveva detto. Non crede sia il suo vero nome? Non lo so. Ma non credo. Non so nulla di lui. Non mi ha mai detto nulla. Non so dove abiti, né cosa faccia. Nulla. Lo vedevo una o due volte la settimana. Non mi ha mai condotta con sé a pranzo, o a teatro o altrove. Cosa vuole fare? Dov'è il telefono? Nella stanza da letto. Centralino, datemi. Pronto? Pronto, centralino, pronto? Ha detto che nessuno l'ha mai vista con lui. Non siamo mai usciti insieme. Come l'ha conosciuto? L'ho incontrato in treno. Perché? Chi può sapere della sua relazione con lui? Se lui non ne ha parlato, io non credo. Nessuno. E lei non ne ha mai parlato? No, mai. Nessuno dei miei amici lo conosce. Crede che possiamo fare qualcosa? Ci sto pensando. Mi domando se possono averlo visto entrare qui stanotte. No, non sarebbe neanche sceso dall'auto se vi fossero stati passanti. Crede che possiamo fare qualcosa? Non voglio andare in prigione. Cerchi di stare calma, la prego. Mi lasci studiare un momento cosa possiamo fare. A nessuno vorrà crederci. No, temo di no. E se anche ci credessero, saremmo lo stesso nei guai. Diranno che è tutta una storia inventata per discolparci. Nessuno ha visto per testimoniare a nostra difesa. La prego. Non sento nessuna pena per lui. Ha tentato di uccidermi. E se non l'avessi ucciso io, egli avrebbe ucciso me. Per fortuna lei mi ha dato le forbici. Ma mi credano o no, sono rovinato per sempre. A cosa sta pensando? Mi dica. Mi domando se avremo il coraggio di attuare un piano molto rischioso, che se fallisse ci comprometterebbe senza scampo. Non voglio andare in carcere. Farò tutto quello che vuole. Mi ascolti. Se nessuno lo conosce, se nessuno l'ha visto entrare qui stanotte, chi potrebbe mai collegar noi con la faccenda se il suo corpo venisse trovato lontano di qui? Ma come? Andrò a prendere la mia auto. Mi fermerò di fronte alla sua porta. Sceglieremo il momento opportuno. Lei starà di guardia mentre lo porto nella macchina. Poi lo getteremo lontano, in campagna. Naturalmente lo troveranno, ma forse non prima di una settimana. Vuole andarsene a prendere la macchina mentre io aspetto qui? Ha paura? Non di lui. Ma se lei esce di qui, chi mi assicura che tornerà? Capirà, io
Ho fiducia in lei, ma non so neanche il suo nome. Non c'è uomo al mondo che non cercherebbe di tirarsi fuori da questa affare. Non dobbiamo litigare, altrimenti siamo perduti tutti e due. Perché non mi porta con lei? Io farò in modo che si possa uscirne entrambi pulitamente, ma ad una condizione. Non voglio che sappia il mio nome, quindi non posso portarla con me, altrimenti vedrebbe dove abito. Ma se il nostro piano riuscirà, tutto ciò non avrà più alcuna importanza. So io cosa fare. Mi lascerà qualcosa di suo. Lasci qui il panciotto. Sarà una prova se non dovesse tornare. Sì, è giusto. È uscito pochissimo sangue, fortunatamente. Non ha una coperta scura con cui avvolgerlo? Sì, ce l'ho. Il guaio è che la polizia sa trarre indizi dalle cose più insignificanti. Dobbiamo evitare ogni errore. So che la polizia è riuscita a identificare delle persone per mezzo delle cose più impensate. Un bottone e perfino un capello. È 1:15. Dovrò prendere la metropolitana e non credo che potrò essere di ritorno prima di 3/4 d'ora. Forse 1 ora. Se tardo, non si preoccupi, non perda la testa e non chiami la polizia. Le prometto che tornerò, non l'abbandono. Alle 2:15. Guardi se c'è nessuno. Sì. No, nessuno. Stia calma. Ce la faremo. Mi dia la macchina, per favore. Subito. Ehi, Carlo. Sì? L'auto del professor Wanley. Va bene. Un'ora insolita per lei, professore. Sì, è piuttosto tardi. Conosceva il signor Wang, il tabaccaio? Sì. È morto improvvisamente sabato mattina. Professore, dovrebbe cambiare i pneumatici anteriori. Sono consumati. Bene. Buonanotte. Buonanotte. Accosti al marciapiedi. Si è accorto che gira affari spenti? Oh, mi dispiace, pensavo che me li avessero accesi in garage. Mi faccia vedere la sua patente.
Wanley, eh? Stia attento. Oh, mi dispiace. Ha qualche altro documento d'identità? Ho una lettera del Ministero dell'Educazione. Professore, eh? Assistente. Vada pure, ma stia attento un'altra volta. Niente di nuovo? No, nulla. Si ricordi, mi chiamo Reed, Alice Reed, nel caso lei dovesse tornare. Se la fortuna ci assiste, non credo che ce ne sarà più bisogno. È quella la coperta? Sì. Anzitutto dobbiamo far sparire qualunque cosa che possa condurre alla sua identificazione. Ho già pensato io a questo. L'ha perquisito? Sì, ho fatto male. Tutto qui? Non c'è nulla che rechi il suo nome? No, ma... C.M. E diceva di chiamarsi Franco Howard. Bene. Ne faccio un pacchetto. Domattina prenda la metropolitana, non nelle ore di ressa. E lo getti dal finestrino. Sia molto attenta a non farsi vedere. Anche il denaro? Beh, quello lo tenga. Non vedo come potrebbero identificarlo. E il portafoglio? Faccia quel che le dico, la prego. Altrimenti tanto vale che ci diamo per vinti subito. Va bene. Non dobbiamo trascurare il minimo dettaglio. Tutto deve essere preorganizzato fino da ora. Certamente. Come farà per il tappeto? Non è molto macchiato, posso pulirlo io stessa. Lo smacchi con molta cura. In laboratorio possono rintracciare macchie di sangue invisibili all'occhio più esperto. Ci penso io. E le forbici le faccia bollire. Non saremo mai troppo prudenti. Bene. Non c'è altro, mi sembra. Ah, il cappello. Mi aiuti a spostare il tavolino. Quando sarò andato via, metta tutto in ordine. Lavi questi bicchieri, pulisca tutto. Getti queste bottiglie. Vuoti il portacenere. Non deve restare traccia che abbia avuto visite stasera, mie, sue o di chiunque altro. Mi dia quel foglio. Le riporterò la coperta non appena l'avrò messa nella macchina. Stia attenta che non vi restino delle macchie. Pulirò tutto, andrò a letto solo dopo aver messo in ordine ogni cosa. Spenga la luce. Guardi fuori. Andare.
Ci rivedremo più, immagino. Per il bene di tutti e due, io spero che non avremo bisogno di incontrarci mai più. D'accordo. Addio. Addio. Indietro! Mi è caduto il denaro. Quant'era? Un ventino? Non importa, eccone un altro. Eppure dovrebbe essere qui. Lasci stare. Se lo troverà domattina, se lo tenga. Grazie. Ehi! Sono solo 2 cents. Oh, mi scusi. Fa niente. Grazie per il ventino. Se lo trovo. Thank you.
acquisito questo porto? Sì. Guglielmo? Il conto, prego. Sì, signore. Tocca a me oggi. Grazie. Così Franco è stato trattenuto? Qualcosa di importante, credo. Sembrava emozionato. Non riesco a immaginare Franco emozionato. Prego, signore. Devo aver dimenticato il mio. Grazie, signore. Portaci il caffè. Subito, signore. Telefonava dall'ufficio del commissariato di polizia. Oh, eccolo qui. Senti, vuoi che torniamo a tavola? No, non ho voglia di mangiare ora. Prenderò un bicchierino. Ciao, Riccardo. Ciao, Franco. Di un po', che c'è di nuovo? Sediamoci, vi racconterò. Per favore, portami un doppio cognac. Sì, signore. Mettiamoci lì. Notizie sensazionali? Sembra. Ma confidenziali per il momento. Claudio Mazar è scomparso. Claudio Mazar? Sì. Ma cosa intendi per scomparso? Scomparso, volatilizzato. È partito da Washington ieri dopo pranzo. È sceso nella nostra stazione ieri sera. E da allora in poi non se ne è saputo più nulla. Mazar? Quel grosso filibustiere. Ah, caro Riccardo, non essere ingenuo. Quando un filibustiere crea un'organizzazione come la World Enterprise Incorporated, non è più un filibustiere, è un finanziere. Ah, già, già, certo. Ora ricordo. Dobbiamo aspettare finché... Non per me, io ho ordinato un cognac. Aspetteremo fino a mezzanotte nella speranza che salti fuori. Se non sarà ricomparso, daremo la notizia ai giornali. E allora verrà il bello. In borsa impazziranno. E come? Che aspetto aveva? Voglio dire, che tipo di uomo era? Un tipo piuttosto violento. Io l'ho avuto in cura qualche tempo. Per che cosa? Nervi, pressione sanguigno, il temperamento più intrattabile che abbia mai incontrato. Sono stato molto felice il giorno che si è scelto un altro medico per farsi curare. Ma... perché un uomo non si fa vedere per un giorno? Voi pensate subito che sia stato assassinato. E chi ha detto assassinato? Signor Lelor? Signor Lelor? Sì? La chiamano al telefono. Grazie, scusatemi. Non so perché ho detto così. Probabilmente perché le sue parole e il modo di dar la notizia presupponevano assassinio, violenza, ti pare? Certo, in fondo è quello che teme. Ha un istinto innato per queste cose. In realtà difficilmente sbaglia. Sì, suppongo che sia implacabile nell'espletamento delle sue mansioni. E come? Controllate il vostro orologio. È mezzanotte. Ascoltate ora le ultime notizie di cronaca. Questa trasmissione vi viene cortesemente offerta dal Daily Paper, il quotidiano più informato della città. Sul Daily Paper troverete sempre, oltre ai normali servizi di cronaca, i reportage più sensazionali e le notizie del mercato finanziario aggiornate all'ultima ora. In terza pagina le signore troveranno notizie di moda, consigli per l'arredamento della casa e ricette di cucina. Mentre tre volte la settimana ci sarà una pagina a colori per i ragazzi. Ultime di cronaca. La polizia distrettuale annuncia che Claudio Mazar, il magnate della finanza, fondatore della World Enterprise Incorporated, è scomparso in circostanze misteriose. La World Enterprise Incorporated offre una ricompensa di $10,000 a chiunque fornisca informazioni che possano far rintracciare Claudio Mazar vivo o morto.
La polizia è riuscita finora ad accertare che il signor Mazar, proveniente da Washington, è disceso ieri alla stazione North. Allenamento nel bosco vicino al parco comunale di Bronx River, ho trovato il corpo del signor Mazar. Oh, non mi sono spaventato. Un boy scout non si spaventa mai. Se avrò il premio, manderò i miei fratellini a studiare in una buona scuola e io andrò all'università. È un affare che spero di poter risolvere presto. È semplice, dunque? No, presenta delle difficoltà, ma non troppe. Ci sono molti indizi? Abbastanza. Alcune circostanze sono chiarissime. Per esempio, non è stato ucciso nel bosco, ma altrove. Poi l'assassino ha portato là il cadavere con un'auto. Come lo sai? Abbiamo rilevato un'impronta di pneumatici, l'equivalente di un'impronta digitale, nei riguardi di un'automobile. Chi ti dice che sia la macchina dell'assassino? E ci sono impronte di piedi in direzione del bosco e viceversa. Profonde quelle che vanno verso il bosco, come di uno che porti un peso. Leggere, nell'altro senso. Mi sembra chiaro come il sole. Ah, sembra chiaro anche a me. Abbiamo fatto fotografie e rilievi in gesso. Ciò finirà con rivelarci l'identità dell'assassino e fornirci una prova schiacciante. Specie l'impronta delle scarpe. Perché? Impronte di scarpe nuove non sono molto utili, ma quando si tratta di scarpe usate come in questo caso, ci forniscono una quantità di notizie come il peso, l'altezza, qualche eventuale difetto di andatura. Tutte queste notizie? Sì. L'assassino di Mazar deve pesare 70 kg circa. È di statura media ed è di modeste condizioni economiche. Questa poi è soltanto immaginazione. No, no. Le scarpe risultano risuolate. Abbiamo una quantità di indizi di questo genere che non solo ci forniscono una guida, ma al momento opportuno costituiranno una prova, come il vestito che indossava. Conoscete anche quello? Sì, con sicurezza. Abbiamo trovato dei fili di lana e tracce di sangue sul recinto vicino al cadavere. Deve essersi graffiato una mano. Sì, ma tracce così leggere su un recinto di filo spinato possono essere di qualche utilità. Ho parlato di filo spinato? Non l'hai detto? No. E su che altro vuoi che un uomo si graffi una mano? È naturale, no? Infatti è proprio un recinto di filo spinato. Cerco solo di sbalordirvi con l'acutezza delle mie indagini. Non posso farmi un po' di reclame neanche con voi? In questo caso voglio offrirti la possibilità di sbalordire tutta la città. Non ti dice niente questo graffio? Sì, mi dice molto chiaramente che sei divorato dall'invidia. Hai letto il mio nome sulla prima pagina di tutti i giornali e questo è un disperato tentativo di mischiarti in questo caso, insinuando che sei tu l'assassino. Ti ho smascherato. Ti sei graffiato inutilmente. Hai mai visto tanto egoismo? Ma l'hai disinfettato? Sì, con l'alcol. E come te lo sei fatto? Oh, aprendo una scatola di marmellata. Ah, è infiammato, facci attenzione, eh? Certo. Ti piacerebbe sapere come la polizia ricostruisce il delitto? Naturalmente. Andiamo in biblioteca. Ah. Buonasera. Buonasera, signore. Portaci di là il caffè e i sigari. Bene, signore. Guglielmo, il conto. Subito, signor Lello. Abbiamo fermato una donna oggi dopo pranzo. Franco? Sì. Ciao, Marti. Posso parlarti un momento? Certo, vi raggiungo subito. Sarà bello fare il procuratore distrettuale, ma è un lavoro che non dà pace. Già. Franco è un uomo in gamba. Ah, sì. Ma tu non ti senti bene, mi sembra. Ho avuto qualche capogiro.
Non dormo troppo bene. Ti manca la famiglia, eh? Sì, moltissimo. Ah, ti prescriverò io delle pillole. Non sei il solito tipo del professore distratto, no? Ma non mi sembra. Due volte al giorno prima dei pasti ti faranno riposare, vedrai. Ma cerca di far bene attenzione quando le prendi. Non cacciartele in bocca come se fossero noccioline. Veleno? Da un punto di vista scientifico, no. È un concentrato glandolare. Ma in forte dose provoca la morte per sincope. Istantaneamente? Beh, questione di 20 o 30 minuti. Poi, pum, addio. Cos'è? Una medicina per Riccardo. Non solo uccide se ne prendi troppo, ma non lascia tracce. Morte causata da vizio cardiaco, questo è tutto. Suppongo sia inutile domandarti a quanti dei tuoi pazienti hai fatto fare questa fine. A nessuno finora. Di una cosa, c'è di mezzo una donna? È probabile. Nel pomeriggio la teoria della polizia era questa. Mazer era scapolo e aveva un amante. I suoi soci sono certi di questo. Ma chi essa fosse e dove abitasse nessuno lo sa. Circondava la sua avventura di mistero. Probabilmente, appena sceso dal treno, andò a visitarla. Forse la trovò con un altro o forse un uomo sopravvenne più tardi. Certo, un uomo che la ragazza doveva preferire a Mazer. Cosa ve lo fa credere? Se le avessero ucciso l'uomo del cuore, si avrebbe fatto del tutto per assicurare l'assassino alla giustizia. Questa è solo un'ipotesi. Ah, certamente. I due lottarono e Mazer fu ucciso, probabilmente con un paio di forbici. Questa è l'opinione del medico legale. Presi dal panico, misero il cadavere su un'auto e lo portarono nel posto dove è stato trovato. Immaginatevi ora questi due, quest'uomo e questa donna, nell'ansia, nel terrore, diffidenti uno dell'altro. Ognuno dei due è tormentato dal timore che l'altro venga preso e confessi tutto. Sempre le donne. Aspetta, non ho finito. Questa è stata l'ipotesi fino a poco fa. Ne avete un'altra ora? Beh, per ora sono supposizioni. Stasera qualcuno ha fornito al mio ufficio una notizia che fa crollare tutta la nostra teoria. Davvero? Sembra che i soci di Mazer, nel timore che egli si mettesse in qualche guaio, pagassero un uomo, un agente, che lo seguiva segretamente dappertutto. Anche quella notte? Questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché anche lui si è eclissato. È chiaro, è lui l'assassino, no? Può essere. E può anche non essere. Ma allora perché non si mostra? Beh, le ragioni ci sono. Può aver ucciso Mazer, sì. Forse ha tentato di ricattarlo e l'ha ucciso durante una lite. O forse ha assistito al delitto e si prepara a ricattare l'assassino. Comunque, anche se fosse innocente, non credo che si farebbe vedere. Perché no? Non gli converrebbe. È un individuo ben noto alla polizia. Un delinquente abituale, specialista in ricatti. Ed è anche ricercato per truffa. Parleremo con questo gentiluomo solo se lo arresteremo. Un tipo raccomandabile come guardia del corpo. Non domandare a me perché i grandi finanzieri fanno certe cose. È un tipo deciso, forse per questo l'hanno assunto. Ah, domattina andrò a fare un sopralluogo nel bosco dove abbiamo trovato i cadaveri. Qualcuno di voi vuol venire con me? Peccato, mi piacerebbe, ma domattina ho un consulto. E tu? Oh, temo che... Oh, ma perché non vai? Non hai lezione domattina, mi hai detto? Sì, lo so, ma... No, verrà con te, come suo medico curante glielo ordino. Così ti distrarrai. A che ora? Verrò a prenderti a casa alle 9:30. Benissimo, ti aspetterò. Bravo. Ti farò vedere come opera la polizia in questi casi. Riccardo! Questa è un'avventura per me. Novità? No, niente di importante. Fred. Sì, signore. L'ispettore Jackson ci attende al pedaggio. Va bene. Servizio di pubblica sicurezza. Hai saputo qualcosa? L'agente non è in servizio, ora lo interrogerò nel pomeriggio. L'ispettore Jackson, il professor Wiley. Tanto piacere, ispettore. Il piacere è mio. Ecco, scusi se le do la sinistra, ma mi sono fatto male. Già, come va? Oh, sempre lo stesso. Come hai detto che te lo sei fatto? Stavo aprendo un barattolo l'altra sera e l'apriscatolo mi è sfuggito. E nel barattolo cosa c'era? Dell'ortica, per caso? No, è che a volte io sono incredibilmente distratto. Durante una partita di golf, nel cercare una palla, ho inavvertitamente toccato dell'ortica. Dovrebbe stare attento. Mi sembra infiammato. Sì,
Mi dà molto fastidio, infatti. È affidato a lei questo caso? Per il momento. Tutti i casi difficili sono nelle sue mani. È l'ispettore capo della sezione omicidi. Ah. Avete arrestato la donna? Sì, nelle prime ore di questa mattina. Bene. L'avete già interrogata? Potrà farlo lei stesso. L'ho fatta condurre sul luogo dove abbiamo rinvenuto il cadavere. Ispettore? Buongiorno, capitano. Conosce il procuratore, vero? Certo. Come sta, signor Lelor? Bene, grazie. Questo è il professor Wanley, il capitano Kennedy. Piacere, capitano. Piacere mio, professore. Quella donna è qui? Sì, è nell'auto con un agente. Bene, facciamo questo sopralluogo, poi penseremo a lei. Da che parte? Per di qua. Qui è dove si è fermata la macchina. L'impronta dei pneumatici è scomparsa, naturalmente, ma ne abbiamo i calchi e le fotografie. Si tratta di copertoni Goodrich 700x16 con un percorso di 15-20.000 chilometri. L'agente motociclista di servizio ricorda di aver visto quella sera una berlina ferma al semaforo. Questo può essere molto importante. Chi c'era dentro? Un uomo, il conducente, ma il motociclista dubita di saperlo identificare. Comunque si potrà sempre provare. Allora il corpo fu portato qui. Dove esattamente? Ora le mostro. Abbiamo rilevate le impronte delle scarpe. Riccardo! Dimmi. Vuoi far tu da guida? Oh, è la direzione giusta? Dritto come una freccia, professore. Dovremmo vederci chiaro, signor Lellor. Questo è davvero buffo. Non ho fatto neanche caso dove stessi dirigendomi. Pensavo a quello che ha detto l'ispettore. Sta tranquillo, Riccardo, non ti eccitare. Raramente arrestiamo qualcuno solo perché si dirige dove era il cadavere. Non credo che l'assassino fosse molto pratico del luogo. Il recinto è troppo vicino alla strada per il suo scopo. Comunque, dato il peso, non fu capace di trasportare il suo carico per molto tempo, così lo gettò lì, oltre il filo spinato. In verità non c'è nulla di particolare da vedere, ma vale la pena di tenere presente alcuni dettagli. Deve essersi strappato il vestito restando impigliato nel gettare il cadavere. Abbiamo trovato dei fili di lana. Non possono essere del vestito di Mazza? No, è un altro tessuto. E c'erano delle tracce di sangue sul filo spinato. Certo, non deve essere stato un lavoro facile. Mazer doveva pesare più di 90 kg. Sì, e portarlo non è uno scherzo. Specialmente di notte. Già, sì, forse è stato di notte. Sì, può essere. Ma io credo che sia stato nelle prime ore del giorno, poco prima dell'alba. I giornali comunque sostengono che è stato di notte. Le occorre altro? Mi pare che sia tutto. Che ne pensi tu? Perché lo chiedi a me? Io mi domando solo quali e quante conclusioni la polizia può trarre da questi dettagli apparentemente insignificanti. Oh, niente di sensazionale. Nel nostro lavoro non c'è nulla di magico. Ma noi della polizia siamo ricchi di una grande virtù, professore. Quale? La pazienza. Me l'immagino. Vediamo con la donna? Andiamo. A che serve? Oh, l'ho fatto mettere da un agente questa mattina per evitarle di toccare quell'erba. È ortica. Molto gentile, capitano. Purtroppo per me è troppo tardi. Già, credo che ci dovrai dare qualche spiegazione, Riccardo. Divento sospetto, eh? Se confessasse tutto, professore, avremmo risolto questo caso prima del mezzogiorno. Non ci speri. Se vuole la soluzione dell'enigma, deve sapersela guadagnare. Ecco qui. Mai un po' di compassione per noi poveri poliziotti. Conduca la ragazza. Subito. La interroga lei? Sì. Se non ti dispiace, vado a sedermi un attimo in macchina. Non mi sento troppo bene. Cos'hai, Riccardo? Vuoi qualcosa? Oh, no, no, grazie. Non ti preoccupare. Mi passerà presto. Se hai bisogno di me? No, no, fai pure. Grazie.
Bene, ecco fatto. Possiamo andare. Arrivederci, professore. Spero che si rimetta subito. Grazie. Che cosa ne pensi? Della donna? È quella che cerchi? Non so. Ha qualcosa sulla coscienza, come tutte le donne. E dimmi, dove l'hai trovata? In un albergo di infimo ordine. Però non mi sembra donna per Mather. Poteva pagarsi di meglio. È d'aspetto equivoco? All'ultimo gradino. Ma è l'agente privato che ora mi interessa. Non ha visto i giornali? No. C'è la sua fotografia. Congratulazioni. Mi spieghi, per favore. Ascolti. Il dottor Felix Reynold, presidente della nostra università, rende nota la promozione del dottor Riccardo Wanley a titolare della cattedra di psicologia. Ah. Ah, bene, io non me l'aspettavo prima di ottobre. L'ho spaventata? Un poco. Va tutto bene? Mi pare di sì. Non ha avuto noie da nessuno? E lei? No. No, finora. Non sono preoccupata. Ne siamo fuori ormai. Non crede? Sì, lo spero almeno. Non ho intenzione di importunarla, mi creda. Oh, non ne dubito. Sono contento che mi abbia telefonato. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Sì? Alice Reed? Chi è? Apra. Voglio chiacchierare un po' con lei di un nostro caro amico, il signor Mather. Non conosco lei, né il suo amico, il signor Mather, perciò se ne vada. Senta, non ci guadagna niente a farmi arrabbiare. Per me si arrabbi pure. Non lo farò entrare a quest'ora. Io non scherzo, bella. O apre subito la porta o mi rivolgo alla polizia. Dica quello che ha da dire e esca di qui. Certo. Non ha ascoltato la trasmissione radio stasera? C'è un'altra ricompensa di $10,000 per ogni informazione che conduca all'arresto dell'assassino di Claudio Mather. Non l'ha ascoltata? Anche se fosse, la cosa non mi interessa affatto. Se vuol farmi credere di non averlo mai conosciuto, può risparmiarsi il fiato. Per mesi sono stato alla sua ombra e l'ho accompagnato qui molte volte. È stato qui, ma non sotto quel nome. Non sapevo che si trattasse di lui prima di vedere il suo ritratto sui giornali, dopo la sua morte. Perciò è lei che sta sprecando il fiato. Adesso si vedrà. Non la disturba se do un'occhiata in giro? Vada via. Io non so nulla della morte del signor Mather e lei non ha alcun diritto di... Oh,
perché se la prende così? Ho letto su tutti i giornali che stanno cercando una donna e ho creduto che potesse essere lei. Ma lei è già andata alla polizia a spiegare che non c'entra per niente, no? Neanche per idea, non è me che stanno cercando. Oh, andiamo, Miss Ree. Cosa cerca? Ah, non lo so finché non l'avrò trovato. Forse una traccia di sangue. Una fotografia. Una confessione. O un capello. Piccole cose interessanti. C'è chi è Cassano, chi è Bruno. Il signor Mazar era Castano. Spolverato a dovere, eh? Ma che brava massaia. Sì, è tutto tirato a lucido. Non c'è impronta digitale a pagarla. Neanche dove sarebbe naturale trovarla. Potrebbe essere l'arma. Sono affilate. Non è Claudio Mazar e neanche Alice Reed, eppure l'ha nascosto. Come si chiama di nome? Roberto? Riccardo? Oh, non voglio essere troppo indiscreto, non le domanderò di chi è questa matita. Insomma, cosa vuole? Così va meglio. Io non voglio causare grane a nessuno. Potrei, certo, ma non voglio. Se non mi sbaglio, non le gusterebbe che la polizia ficcasse il naso negli affari suoi. Non è vero? E a chi piace? È quello che dico io. Senta come possiamo sistemare tutto. Ci sono 10.000 dollari di ricompensa proprio per le informazioni che io potrei dare. Ma non sono venale. Penso soltanto che se posso averne 5.000 da lei, la mia bocca resterà chiusa per sempre. È matto. Da lei o dal suo amico? Non possiedo 5.000 dollari. Ne ho alcun amico a cui chiederli. Perciò può andare alla polizia e dire tutto quello che vuole. Questa è l'ultima cosa che lei può desiderare, signorina Reed. Il signor Mazar era un uomo ricco e non mi racconti che non le ha fatto dei regali. E si ricordi,
È molto meglio discutere con me piuttosto che con la squadra omicidi. Non vuole andare sulla sedia elettrica, vero? Voglio che esca di qui. Ecco ciò che voglio. Ho un braccialetto che mi diede lui, vale un migliaio di dollari. Vuole prenderlo e andarsene via? No, bella, niente da fare. Solo contanti. 5.000 contanti. È chiaro come il sole che è tutto un bluff. Se può ottenere 10.000 dalla polizia, perché dovrebbe contentarsi di 5.000 da me? Supponiamo che le dica di andare a fornire le sue informazioni. Vuole proprio mettermi alla prova? Vede, lei l'ha ucciso. Lei e il suo amico. Se non fosse così, non mi avrebbe neanche fatto parlare. Se non ce l'avesse sulla coscienza, avrebbe chiamato le guardie appena sono entrato. Garantito. Perciò deve adattarsi a considerare il mio punto di vista. Devo pensarci. Bisogna che mi dia tempo. Troppo giusto. Non ho fretta. Si prenda stanotte e domani, ci pensi sopra e vedrà che ho ragione. Veda l'amico, gli spieghi tutto e io ritornerò domani sera alle 8:30 per riscuotere contanti. E non cerchi di sminiarselo o di fare brutti scherzi. Perché non dubiti, starò con gli occhi ben aperti. Buonanotte e niente paura. Procuri il denaro e non mi farò vedere mai più. Devo vederla subito. Cos'altro ha trovato? La sua matita. L'avevo tenuta perché... perché allora non ero sicura di lei e... poteva essermi utile. Oh, beh, ormai è fatto. È in collera con me? Per quell'uomo? No. Non vedo che altro avrebbe potuto fare. Non dovrà pagare lei tutta la somma. Ho qualcosa e posso realizzare dell'altro col braccialetto e qualche altro oggetto che Mazar mi diede. Lei è molto generosa, ma non sarà necessario. Dobbiamo pure sbarazzarcene. Dargli 5.000 dollari non vuol dire sbarazzarcene. Questo non è che il principio. Se paghiamo una volta, dovremo pagare per tutta la vita. Ma non possiamo fare altrimenti, se no si rivolgerà alla polizia, ne sono certa. Lo so. In questo consiste il ricatto. Pagare o tutto crolla. Come possiamo fare? Vi sono tre maniere di comportarsi con un ricattatore. Si può pagarlo, pagarlo, pagarlo finché si hanno soldi. O si può chiamare la polizia e lasciare che il mondo venga a scoprire tutto. O si può ucciderlo. Buonasera. Buonasera. Ci vorrà molto? Ce l'ho già pronta in polvere. Fa lo stesso? Sì, credo di sì. Sono le stesse dosi. Non l'incarti. Quanto è? 3,50. Se ha bambini, stia molto attento a non lasciarla in giro. Grazie. Thank you.
Sale? Scendo. L'hanno seguita? No, non credo. Ha guardato? Sì, non c'era nessuno, sono certa. Ma la polizia. If you want to play, you must do your homework first. If you do your homework first, then you can go. Ma. Le do la mia parola d'onore che la polizia non sa neppure che noi esistiamo. Mi creda, la prego. Va bene, mi dica. Ci sono 5.000 dollari in quel pacchetto, ma subito non gliene dia che una parte. In caso di qualche intoppo, gli dica che quanto ha potuto realizzare e che dovrà tornare la sera dopo per il resto. Ho capito. Ma per il... È lì nel pacchetto. È una polvere. Ma non abbia alcun timore che si veda perché si scioglie immediatamente. E la dose? C'è dentro una nota con le istruzioni. Non so che altro potremmo fare. Ma se ciò è superiore alle sue forze, si potrà studiare un altro piano. Non c'è nient'altro da fare. Lo so bene. In quanto tempo agisce? Mi hanno detto che fa effetto dopo 20 o 25 minuti. Faccia in modo che sia già uscito dal suo appartamento. Va bene. È meglio che vada. Mi auguri buona fortuna. Buona fortuna. Se le mancherà il coraggio, non si spaventi. Troveremo un'altra via. Avrò il coraggio. Signorina Reed. Sì? Sono io. Mi apre. Chi altro c'è in casa? Nessuno. Organizzato qualche sorpresina sgradevole? No. Si è messa in gingheri. In mio onore? Sono contenta che lo apprezzi. E come? Il signor Mazar era un uomo di buon gusto. Non vuole sedersi? Certo. Ma andiamo al sodo. 5.000 dollari sono una bella somma. Ah, ah. Comunque per me sono molti, non ho potuto metterli insieme in così poco tempo. E che cosa dovrei fare allora? Le chiedo solo di essere ragionevole. Mi dia qualche altro giorno di tempo. Quanto può darmi ora? 2.900. È come pensavo. Che intende dire? Che non mi sbagliavo circa la sorpresina sgradevole, la cifra è ben calcolata.
né molto, né poco. Non si fida di me? Finiamola. Fuori i soldi. Coraggio. Le darò il resto domani sera, se è d'accordo. Chi le ha suggerito di agire così? Nessuno. Nessuno, eh? Ci sono tutti? È molto carina, lo sapeva? Allora, d'accordo. Cos'altro potrei fare, visto che non ne ha altri? Ho bisogno di bere qualcosa. Lei vuol bere? Se crede, che mi dà? Whisky scozzese. Lo faccia doppio. L'amico del cuore dove sta? Non c'è nessun amico del cuore. Gliel'ho già detto. Si è messo al sicuro, eh? Lei non vuole mai credere a quello che le dico. Non ti meravigliare se sono scettico, carina. Che razza di uomo è, di? Se si nasconde dietro una bella donnina come te. Non vale neanche la pena che le risponda. Va bene. Ma se le cose stanno così, perché mi hai dato quei dollari? Solo perché ti piaccio? Glieli ho dati solo perché non desidero essere immischiata in questa faccenda. Non perché abbia niente a che farci. Oh, no. Solo perché, dato i rapporti che ho avuto con Mazar, potrei avere delle noie. Che ne diresti di liberarti per sempre di quest'impiccio? Che vuol dire? Esattamente quello che ho detto. Uscirne fuori, completamente. Come? Venendo via con me. Pensaci un momento. Non c'è bisogno di pensarci. In fondo sono un bravo ragazzo, sai? Non l'ho mai messo in dubbio. Ma ciò che è più importante è che oltre a quel tuo amico invisibile, sono l'unica persona al mondo che sappia dei tuoi rapporti con Mazar. Considerami sotto questo punto di vista. Dalla Havana sarà facilissimo andare nel Sud America e tutto sarà finito. Stavo pensando... Stavi pensando a che? Stavi pensando a che? Quello è tutto il denaro che hai? Tientelo. Perché? Guardati nello specchio e vedrai. E se resti qui solo per far piacere a qualcuno, sei proprio una sciocca. Vivendo sola come vivi, sei esposta a tutti i pericoli. Lo so bene. E allora vieni via con me. Che cosa aspetti? Quando partiamo? Più presto possibile. Domattina? Sarebbe meglio stasera. C'è una gran differenza? Beh, sì, proprio per domani mattina. Devo fare qualche telefonata. Non vorrei che quelli che mi conoscono si rivolgessero alla polizia per la mia scomparsa. Sì, è meglio evitarlo. Dovrò dare qualche spiegazione. Sei decisa allora? Credo di sì. Credo proprio di sì. Bene, dammi un bacio. Non sei più preoccupata, eh?
No, niente affatto. Affidati a me e andrà tutto bene. Cos'altro potrei fare? Non credo di avere altra scelta. Non vuoi bere? Me ne è passata la voglia. Aggiungerò del ghiaccio. Come scusa potrei dire che mi prendo una vacanza. Oh, ecco fatto. Ci tieni proprio che lo beva? Perché no? Non è stato tutto stabilito? Già, è quello che penso. Che vuoi dire? Bevilo tu. Oh, ma io ho già il mio. Bevi questo, io berrò il tuo. Avanti, cosa aspetti? Niente. E allora, bevilo. Bevilo. Per chi m'hai preso? Per un bambino? Che ti ho fatto? E io che sprecavo il fiato cercando di tirarti fuori dai pasticci. Mi viene la voglia di romperti l'osso del collo. Sei pazzo, non capisco cosa t'ha preso. Allora perché non hai bevuto? Fuori il resto dei soldi. Non ne ho altri. Vuoi smetterla di trattarmi come se fossi uno scemo? Fuori il resto dei soldi e subito! Smetta! Li tieni sotto il materasso? Che dilettanti. Sono tutti qui? E così volevi dir bugie a Paparino, eh? Ma davvero credevi di farmi fesso? Vuoi andartene ora? Ma via! Certo, ma prima, visto che ti sei dimostrata una bambina così brava, voglio affidarti un altro piccolo incarico. Devi trovare un altro po' di soldini per Paparino. Altri 5.000 dollari per domani sera. Siamo d'accordo, cara? È impossibile. Non li troverò mai. Io credo di sì. Prova, comunque. E io mi farò rivedere domani sera. Mi racconterai com'è andata. Salute. Professore, è andato via. Cosa? Come? Capisco. Sì. Oh, non lo so davvero. Io non... non ho più denaro. Sono una sciocca. Ma non so che altro potevo fare. Ero terrorizzata. Lei ha fatto quello che poteva. Noi non siamo molto pratici di queste cose. Cosa faremo adesso? Non lo so. Non ne ho la minima idea. Temo di essere troppo stanco per decidere qualcosa stasera. Troppo stanco.
Chi ha sparato? Il sergente Flynn, credo l'abbia colpito. L'hai preso? Sì, certo. È lui? Sì, signore. Qualcuno lo aveva visto negli dintorni ieri notte, così mi sono appostato con la macchina nella speranza che si facesse rivedere. E così è stato. Ma quando gli ho intimato l'alto ha cominciato a sparare. Diamo un'occhiata. Hai notato se stava uscendo da una di queste case? Non saprei. Quando l'ho visto camminava lungo il marciapiede. Era in fondo l'amico, eh? Uh-huh. Quello che non capisco è perché ha cominciato a sparare. Forse non gli piaceva di farsi pescare con questo addosso. Mazar. Proprio strano. Ora che cominciava a farmi tutt'altra idea di questo caso. Andiamo, sgombrate! Circolate! Via! Tornate a casa! Centralino, è guasto il numero 53543. Non mi risponde. Vuole provare, per favore? La prego, è molto importante. Sono le 10:30, professore Wanley. Le 10:30. Sì. Sì, grazie. Mi sono addormentato. Si sente bene? Sì, grazie. Buonanotte. Buonanotte, signore. Il mio cappello, per favore. A lei? Carlo! Dica, professore. Non puoi credere quanto sia contento di vederti vivo e in così buona salute.
Grazie, professore. Tassi, professore? No. No, grazie. Buonanotte, Ted. Buonanotte. Per favore, può darmi un fiammifero? Nuovo? Ah no, fossi matto. Neanche se mi scaldano.